A tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video su delle buste della Bijou Brigitte. Sono delle buste bricolage. Avevo fatto già un video parecchio tempo fa su queste buste, ne avevo fatti due. Uno era andato bene, l'altro era andato male e questa volta dovrebbe essere andato bene perché questa volta le buste sono trasparenti, quindi sono riuscita a vedere bene il contenuto e ho potuto valutare se prenderle o no. Ne ho prese ben 7 questa volta, 7 bustine di bricolage e la busta è questa qua, infatti stanno tutte qui dentro questa busta gigante. Dopo ne tireremo fuori una alla volta perché ne sono veramente tantissime. Sono passata appunto dalla Bijou Brigitte e la signora, dato che mi conosce, mi ha detto: "Guarda, Sara, sono arrivate le bustine per il bricolage con tutte le cosine ovviamente rotte, perché queste buste bricolage alcune cose sono o danneggiate o rotte per essere riutilizzate per qualsiasi altra cosa. A me mi piace così, mi va bene così perché ovviamente cose nuove già ce l'ho, quindi mi piace creare, costruire, rimodernare, rinnovare le cose, e quindi ogni tanto mi tolgo questo sfizio e mi vado a prendere queste bustine. L'ultima volta che l'ho fatto il video del bricolage mi era andato male, cioè io ne ho fatti due, uno mi era andato bene, mi era piaciuto tantissimo, dopo vi ho fatto vedere come le avevo aggiustate, e poi l'ultimo mi era andato male perché erano messe in questi contenitori surprise che però dentro ci avevano messo cose che secondo me non andavano bene perché ovviamente non sapevo cosa c'era nel contenuto e quindi sono andata alla cieca. Però questa volta invece sono riuscita a prendere cosine interessanti. Allora, intanto vi faccio vedere velocemente il coupon, il giornalino, diciamo, della Bijou Brigitte, così anche voi potete aggiornarvi sulle novità se vi interessa. Allora, questo è il giornalino, proprio primaverile, con questa ragazza primaverile, e questi sono i bracciali che potete trovare da Bijou Brigitte. Sono dei bracciali molto carini. Era il giornalino, insomma, della Bijou Brigitte. Iniziamo subito a vedere cosa mi riserva queste buste sorpresa. Vado a prendere quella un pochettino più magra da quella un pochettino più piena, ecco, perché ne ho presa una che ci stanno delle cose grandi, cose piccole. La prima è questa qua. Già iniziamo a vedere che c'è questo dovrebbe essere un borsellino. Solo che già ho notato una cosa e come vedete è tutta consumata, però la posso sfruttare fino a quando non si rompe e poi buttarla via. La finisco di utilizzare, semmai la decorerò, ci metterò qualcosa intorno, ci metterò qualche brillantino, insomma, però è un peccato perché è carina con questo bel fiocchetto. Quando ormai si consumerà anche all'interno, la butterò via, è fatta così. Questa mi piace, è carina, solo che come si vede è un po' consumata. Dopo la sistemerò. Adesso tiro fuori un po', li metto qui così li vediamo meglio. Brillantini in ogni dove, perfetto. Allora, ci stanno questi che dovevano essere due orecchini, ma che utilizzerò per fare qualcos'altro. Ci farò una collanina, ci metterò un brillante in mezzo
e lo farò diventare una collana perché è più carino, mi piace di più. Questo è bello. Poi proviamo questo che avevo visto che c'era un pezzo rotto. Oddio. Questo è di vetro, bisogna stare attenti perché è di vetro. E questo qui purtroppo era un anello. Si vedeva che era un anello. Lo limo e si può mettere lo stesso alla fine perché tanto anche se è aperto va bene lo stesso. Lo limo un po' che sennò mi taglio. E vabbè, questo possiamo riutilizzare. Posso riutilizzarlo. Poi c'è questo qui che anche questo doveva essere in teoria un orecchino, ma io lo farò diventare un ciondolo, o era un ciondolo, non lo so. Comunque, semmai lo sistemerò e lo farò diventare un ciondolo, perché è carino. Poi ci sta questo che è un anellino, penso che sia un anellino, però gli manca la parte sopra. No, non vorrei che sia questo, no. Comunque lo allargherò sicuro, cercherò di allargarlo un po' perché sennò non mi entra e semmai ci metterò io qualcosa sopra. Ve l'ho fatti vedere bene. Dai, metti a fuoco. Bravissimo. Fatto così, vedete, gli manca qualcosa sopra. Non so se ve l'ho fatti vedere perché li guardavo, li guardavo senza mettere a fuoco, quindi faccio vedere meglio. Eccolo qua, questo è il ciondolo. E questi sono i due. Lì, penso che non l'avete visto che non mi ha messo a fuoco, eccolo qua. Poi troviamo questo orecchino qua, penso che ce n'è uno solo, no, due. Questi sono quasi intatti, qui manca solo la pietra, ma per la pietra non è un problema, ce ne posso trovare, ce ne posso mettere una io o me ne creo una io, dopo vedremo. Però sono intatti questi orecchini, quindi ci metterò io una pietra e a posto. E poi ci sarebbe questo qui che doveva essere, penso, o una o due collane, che però sono una manna dal cielo, perché io adoro questo tipo di catenella. Infatti è tutto intrecciato, doveva essere una catenella unica, ma non è un problema. Riutilizzerò queste catenelle qui per fare le catenelle per le collane. E poi c'è questo qui che doveva essere anche questo, penso, un anello. Penso. Sì. Io ci farò un anellino, dopo io c'ho la. Ah no, ecco cos'era. Doveva essere un orecchino. Doveva essere un orecchino, ma io lo userò come anello perché è bellissimo. Guardate quanto è bello. Non so se riuscite a vederlo. Spengo un attimo la luce per. Ecco. È bellissimo. C'ha sopra tipo la madreperla olografica. È bellissimo. Peccato che non riuscite proprio a percepirlo. Se lo avvicino un po', eccolo qua, guardate. È bellissimo. Questo mi piace. Questa prima busta mi è piaciuta. Le cose che faccio vedere le metto da questa parte qua. Passiamo a un altro, che è questo qui. Anche questo qui è poverino. E c'è un portafoglio. Questo mi piaceva troppo, il colore, e mi piaceva come era fatto. L'unica pecca è che gli manca qualche brillantino, qualche fiocchetto. La signorina mi ha detto che stanno all'interno, quindi andiamo ad aprirlo. E questo è intatto, praticamente è nuovo, solo che gli si erano attaccati i pezzi. Adesso Io lo intanto vado ad apriamo, vediamo aprire. se effettivamente ci stanno i pezzi dentro. Lei mi ha detto che l'ha messi qua dentro. Eccoli qua, guardate, ci stanno tutti i pezzi, tutti e tre i fiorellini che mancano, mancanti, quindi ne metto uno qua, con la colla a caldo e uno qua. E mi sono recuperata il mio portafogli, sono contentissima. Ecco l'altro, ecco qua. E li metto qua e dopo lo aggiusto, è nuovo di pacca, solo che evidentemente qualcuno l'ha preso con forza e l'ha rotto. Però basta riattaccarli con la colla e il gioco è fatto. Questo mi piace troppo. Poi andiamo a vedere questo cosa c'è qui. Già vedo una cosa che mi piace tantissimo. Allora, troviamo questi due componenti che potevano essere messi insieme, ma io li utilizzerò per fare degli orecchini perché sono solo due, quindi andrò a chiudere piano piano l'anellino perché questo è molto delicato. Se lo si chiude con forza si spacca. Oppure addirittura li toglierò e li farò diventare tipo ciondoli per gli orecchini. Questi mi piacciono. Un'ottima idea. Poi ci sono questi due che sono diversi.
sì, no, ce n'è un altro. Allora, questo non è un problema perché si può aggiustare, guardate, lo aggiustiamo in anteprima, è facilissimo, si è solo smontato, quindi ho recuperato un paio di orecchini. Faccio vedere, si mettono qui. E l'orecchino è tornato come nuovo. Eccoli qua. Questi li ho recuperati. Bellissimi. Questi sono molto belli. Questi li mettiamo qua, che li ho recuperati. Poi c'è questa collanina che è intatta, letteralmente intatta. Sicuramente mancherà qualche pietra. Io me lo sento. Allora, via. Ecco, infatti, manca solo qualche pietra, però... è intatta, letteralmente intatta, è bellissima, mi piace tantissimo, questa sono contenta. Alla fine le pietre mancanti sono pochissime, quindi si può riutilizzare, guardate quanto è bella, è bellissima, questa mi piace tanto. Poi c'è questo qui che doveva essere un anello, pure questo, sì, questo è un anellino, che però io lo metterò a mezzo dito, questo va bene, intatto, c'ha il brillantino qua. Lo faccio vedere un po' meglio. Metti a fuoco, grazie. Dopo questo qui devo lucidarlo perché, come vedete, è un po' annerito. Però è bellissimo. È veramente carino. Mi piace tanto. Messo qui sul dito, in mezzo qua, fa bella figura. Poi c'è questo qui che purtroppo, come vedete, è proprio rotto, cioè gli manca proprio un pezzo, doveva essere questo, e questo dopo vedrò di farci qualcosa. Infine c'è questo qui, ah, qui c'è un gancetto che doveva essere di questo, però vabbè, non importa. Che bello, guardate! Il viso del leopardo, bellissimo! Questa era una spilla, ma io toglierò questo e, dato che qui c'è il buco, sono stata fortunata, lo farò diventare un ciondolo, perché come spilla ormai è irrecuperabile perché gli manca un pezzo. Però sono contenta che lo posso recuperare e utilizzarlo come ciondolo. Questo è veramente bello, bellissimo. E non gli manca neanche una pietra, non voglio dire l'ultima parola fatidiche, no. È intatto, solo l'unica pecca è che devo togliere questa parte qui, lo faccio diventare un ciondolo perché c'è il buco. Top, bellissimo. Andiamo avanti. Partiamo da questo qui, questo sacchettino qua. Vado ad aprire. Allora, la cosa più grande è questa qui, adesso un attimo che tiro giù tutto, ecco qua. Ed è una piccola pochettina. Guardate quanto è graziosa, è una pochettina piccolina, questa mi potrà ritornare utile per quando devo uscire con il mio cane, che devo andare a fare magari le spese, così, e ci metto i soldini dentro e me lo metto al collo, così ce l'ho al portata di mano. Ma guardate quanto è bella, c'è questa farfalla con questi fiorellini, questa mi piace tantissimo, è veramente carina, bella, questa mi piace. Che prendo il brillantino, lo mettiamo qua. Poi ci sta per le cose già, diciamo, che non devono essere modificate, c'è questo braccialetto qua, lo proviamo insieme, intanto ve lo faccio vedere meglio, bellissimo questo, quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo. Io adoro questo tipo di bracciale qua con la molla perché mi trovo meglio ed è veramente uno spettacolo. Adesso lo proviamo insieme e mi sta perfettamente, bellissimo, adoro questo bracciale. Poi c'è questa collanina qui che purtroppo è rotta tra virgolette, però non del tutto, perché potrei recuperarla, perché qui vedete, qui si è rotta, manca un pezzo, ma questo non è un problema, ci metto un po' di colla a caldo e lo attacco e la collanina è ritornata. Guardate quanto è bella, guardate quanto era bella,
la vedrete aggiustata. Poi ci stanno questi orecchini, che questi mi hanno colpito. No, che peccato, si sono solo scollati, grazie al cielo. E sono quelli con le nappine, che io adoro tantissimo. E sono fatti così, questo si è arricciato, dopo con la colla lo vado a riattaccare. Eccolo qua, guardate quanto è bello. Fortunatamente ce ne stanno tutte, ci stanno tutte e due. Anche questa penso che ha bisogno di un po' di colla, perché si sta proprio scollando. E sono fatti così, si mettono col gancetto. Vi faccio vedere questo che è aggiustato. Eccolo qua, guardate quanto è bello. Mamma mia, questo per quest'estate è veramente bello. Bellissimo. Poi c'è questo qui che è un braccialettino. Oh, peccato che si è rotto. Era un braccialettino. Però si può recuperare, si potrebbe recuperare. Magari ci metto la colla e poi ci metto questo nastro. Lo faccio, lo intreccio un po' di più per coprire l'attaccatura della colla. E potrebbe anche funzionare, ma purtroppo penso che non mi entra. E dopo vedrò come aggiustarlo. Poi troviamo questa collanina. Quanto bella questa! Che peccato che sia tutta rotta. Vediamo un po' se riuscirò a recuperarla. Riuscirà Sara a recuperarla? È un'impresa proprio ardua, però penso di sì. Penso che non dovrebbe essere un problema, perché come vedete ha questi gancetti. Si sono solo staccati i gancetti. Io sono abbastanza diciamo brava a sistemare i gancetti. Qui ci stanno tutti i brillantini, quindi anche non li perdo. Infatti per questo ho messo questo contenitore qui della Tiger. Questo qui comunque cercherò di aggiustarlo, perché è troppo bello. Poi c'è questo qui che è diciamo un gancetto di un orologio. Infatti c'erano degli orologi, ma io non li ho presi perché gli orologi non li uso, e quindi mi è rimasto questo. Però boh, ci farò un ciondolino carino, anche come ciondolo. Ci metterò qualche pietra, vedrò. E poi è rimasta questa collanina qui. Quanto è carina questa, che peccato che si è rotta. Però non è un problema anche questa, perché andrò a mettere dove c'è questo buchino qua. Come vedete qui c'è un buco. Andrò a mettere un anellino e andrò a riattaccarlo così, e quindi ritorna la collana intatta. Fortunatamente ci stanno tutte e due i pezzi, e quindi ritorna. Guardate quanto è bella. Questa è veramente bella, mi piace tantissimo. Poi è intatta, non mi pare che abbia le pietre mancanti. Questa è bellissima, questa la aggiusterò subito. E poi come omaggio hanno lasciato questo orecchino singolo con questa perlina di legno. Ah no, pardon, scusate, ho sbagliato. Eccola qua, invece no, ci stanno tutte e due. Dopo vedrò questi qui come riutilizzarli. Andiamo avanti. Qui ci stanno tutti i pezzettini piccolini, non li voglio perdere. Andiamo avanti. Allora prendo questo qui. Ci stanno gli occhiali da sole, perché a me mi mancavano gli occhiali da sole. Ho visto questi, sono carini, e quindi ho approfittato, ho preso un piccione con una fava per fare il bricolage, insomma, per riutilizzarli. Allora, questi sono gli occhiali, bellissimi, sono carinissimi. L'unica pecca che sto riscontrando, manca solo questo gancetto qui per il naso, ma lo si fa con la colla a caldo. Io lo so fare, non è difficile da fare, insomma, con la colla a caldo diventa quasi simile. Quindi si può recuperare, oppure si trova dall'ottico, si dovrebbe trovare dall'ottico. Comunque sono veramente belle. Questo paio è veramente bello, questo paio di occhiali, mi piace tanto. Ha le rifiniture dorate, no, è bellissimo, cioè stupendo. Questo mi piace tanto. E poi c'è anche questo purtroppo è un po' graffiato, ma spero che ci sia la pellicola. Di solito c'è la pellicola. No, questo è un po' graffiato e manca tutte e due i gancetti. Però non fa niente, tanto dopo cercherò di pulire la lente. E anche qui basta rimettere questo gancetto di gomma qua. Però l'occhiale è bellissimo, anche questo mi piace tanto, ha questa parte un po' maculata, molto molto carini, veramente belli, mi piacciono. Anche la forma mi piace tanto. Questi sono belli da recuperare, però si può fare, ecco. Poi qui mi passa questo braccialetto qui,
Questo è bellissimo, questo è intatto. Perché me l'hanno messo lì? È bellissimo. Vediamo un po' se mi entra. Che purtroppo ho avuto qualche problema con i bracciali, infatti questo non mi entra. Questo non mi entra, uffa. Comunque è carino lo stesso, mo vedrò di allungarlo, di provare ad allungarlo. Ho fatto così, c'ha questa foglia, queste foglioline qua. Ed è tutto nero con queste borchiette. Veramente bello. E ha la chiusura a calamita. Non è a calamita. Meglio così, perché dopo tanto lo toglierò questa parte qua, o farò un buco, mo vediamo, per allungarlo e farlo diventare un braccialetto. Semmai ci metterò, toglierò questa parte qua, ci metto un altro gancetto per mettere l'allungamento. Questo si può recuperare, top. Positivo. Poi c'è una catenella fusa, vediamo, un gancetto che doveva essere di questa catenella qua. Abbiamo le cose piccole, le micro cose. Poi ci sta tutti questi pezzi che sono appunto di questa collanina qua. Che peccato, da una parte mi dispiace, da una parte un po' sono contenta perché posso riutilizzare la catenella per altre collane. Come questa non è che mi piaceva più di tanto. Questo tipo di collana non mi attira molto come era fatta. Era fatta così praticamente, cioè aveva tutte e tre le catenelle, ecco, vi faccio vedere da questa parte qua, tutte e tre le catenelle attaccate. Però ovviamente si possono dividere, questa qui la posso recuperare perché sono abbastanza brava a riunirle tutte e utilizzare tutte le catenelle sfuse per fare altre collanine. Questa qui si può utilizzare, sto portando i pezzi. Poi c'è questa qui era bellissima, però anche questa vedo e noto che comunque alcuni pezzi si possono recuperare tranquillamente, perché c'ha, vedete, c'ha i ganci ancora attaccati, quindi non è del tutto perduta. Si può recuperare, ma era ed è veramente bella. Guardate, è un collier, cioè uno spettacolo. Questo dalla Bijou Brigitte, vi dico subito che costa un occhio, perché è veramente molto bella. Poi qui troviamo, ho trovato un pezzo degli occhiali, era caduto. C'è, eccola, questa era la catenella, la collanina, ed è una A. Però è carina, mi piace. Questa penso che sia argento, non voglio dire una cavolata, penso di no, o sì o no. No, non è argento, è plastica. Però è carina, questa mi piace, sicuramente la cercherò di recuperarla e la riutilizzerò, perché è veramente bella. Poi troviamo questo orecchino, quant'era carino questo orecchino, guardate quant'era bello. Peccato che non ce n'è un altro, peccato, piaceva troppo. Questo era veramente carino, piccolino. Ma vediamo se ci posso fare un ciondolo magari al posto di un orecchino, però veramente bello. E poi ci abbiamo questi orecchini, che questi io ce l'ho già di un altro sacchettino della bricolage. Poi c'è la sua pietra, dopo vedrò come aggiustarla. Questi sono tutti i pezzi che non voglio perdere, perché devo recuperarla. Andiamo avanti, perché sennò il video dura tantissimo. Allora, partiamo da questo qui. Ci sta questo braccialetto, questo è intatto, no, non è intatto, ho detto una cavolata, gli manca un pezzo intorno, però non importa, questo lo limerò e poi lo utilizzerò con bracciale normale, così è carino lo stesso, bello. Questo mi piace, anche se purtroppo gli manca un pezzo, lo posso sfruttare comunque, perché è veramente elegante, molto carino. Fatto così, argentato. Poi ci stanno questi due orecchini, no, scusate, questi due che sono veramente carini. Questi qui penso che posso aggiustare anche questo, penso di sì. Questo è intatto, questo è intatto, e questo qui è un pochino si è un pochino rotto,
però non è un problema perché ho trovato il pezzo mancante, posso unirlo insieme perché anche qui deve avere, eccolo qua, c'ha il gancetto, se riuscite a vederlo, e posso riunirlo insieme, quindi farò un piccolo restauro, però è molto carino. Poi c'è questo braccialettino qui, questo era veramente carino. Questo era veramente bello, mi piace tanto. Questo sicuramente lo aggiusterò. Toglierò queste due parti e farò anche qui la parte di allungamento, perché ovviamente a me non mi entra. Ed è fatto così, guardate quanto è bello, con tutte queste nappine, molto estivo, molto bello, molto carino, mi piace tantissimo. Qui infatti ho visto che c'era il pezzo mancante, dov'è? Si è attaccato da qualche parte, ho visto, eccolo qui. E c'è questo qui, che dopo ovviamente non mi servirà più perché le staccherò con tutte e due. Poi c'è questa qui che era una collanina, che peccato. No, non è una collanina, è un bracciale? Sì, è un bracciale, quindi gli manca solo una catenella, ma non è un problema, basta rimetterla, gli mancherebbe anche una pietra. Però va bene lo stesso, lo sfrutto lo stesso, guardate quanto è carino questo bracciale. Bellissimo. Poi c'è questo qui, anche questo qui era un bracciale, anche questo dovrebbe essere semplice da aggiustare, spero. Un attimo che tiro fuori, eccolo qui. Vediamo un po', sì, si può recuperare dopo per il gancetto qui che manca, lì ce li ho, quindi li vado a trovare, però era carino come bracciale. Molto bello questo. Questo è facile anche questo da restaurare. Bellissimo. Poi troviamo un altro bracciale che avevo già, anche questo gli si è rotto. Quell'altro avevo provato ad aggiustarlo, ma purtroppo non ci sono riuscita. Però questo sì, questo si può aggiustare. Questo è solo smontato, quindi questo qui lo posso recuperare tranquillamente. Questo sono felice perché almeno posso recuperarne almeno uno di questi bracciali perché sono veramente belli. Questa volta hanno messo delle cose che si possono tranquillamente recuperare, quindi sono contenta. Poi ci stanno questi due orecchini, questo paio di orecchini che gli manca tutte le pietre, però non è un problema, magari ci metterò qualche altra pietra. Ah, ho trovato la pietra di questo braccialetto qua, perfetto. E semmai ci metterò qualche altro brillantino, qualcosa così lo recupero, però sono carini. Comunque sono intatti anche questi, belli. Poi ci sono questi due orecchini. Sì, questi qui sono semplici così. Qui gli manca tutte le pietre. E anche qui, quindi abbiamo fatto pandan. Quindi sono a posto questi orecchini, vanno bene così. Sembrano fatti apposta, però sono carini, belli. Poi c'è questo anellino qua. Questo si vede proprio che è bigiotteria proprio, però è carino lo stesso. A me piacciono questi anellini che si può mettere a metà dito. Molto bello. Faccio vedere meglio. Eccolo qua. Dopo ovviamente gli do una bella lucidata. Poi ci sta questi due orecchini qua. Allora, qui mi manca un pezzo, però non è un problema perché io già ce l'ho. Ce li ho uguali questi orecchini. Questi sono intatti, le pietre sono tutte, quindi andrò solo a sostituire questa parte qua che ce l'ho da parte, quindi contentissima. E poi ci stanno questi orecchini qua, questi bellissimi, sono intatti, manca solo una pietra viola, però penso che la pietra viola non c'è, sì, metterò questa, semmai, lo vediamo. C'ho qualche pietra d'avanzo, di svanzo, quindi utilizzerò le pietre così. Eccoli qua. Vi faccio vedere, stavo guardando se li trovavo, bellissimi. Questi sono veramente belli, mi piacciono tantissimo. Poi ci sta questo anellino qua, questo lo possiamo. Ah, qui gli manca. Ah, ho capito. Eccolo qui, si è staccato, ma un po' di colla a caldo e l'anello ritorna. È bellissimo. Fatto così. Bello, questo mi piace. Poi c'è questo qui che è un orecchino sfuso, magari lo userò come ciondolo, dopo vedrò, questo qui sempre, mi può sempre essere utile. E poi troviamo questi orecchini sparsi che sono semplici, diciamo,
sono un quadrato, un cerchio e un triangolo. Un quadrato, un cerchio, un triangolo. Vediamo un po' se sono tutti o ne manca uno. Sì, sono tutti, un quadrato, un cerchio, un triangolo. Un quadrato, un cerchio, un triangolo. Qui c'era una nappina, penso che sia una nappina di queste, ma purtroppo si è rotta, non importa. E questi sono gli orecchini, sono un po' sporchi, ma bisogna lavarli. Sono fatti di gomma. No, non sono di gomma, sono tipo di materiale un po' più duro. Però belli, carini, questi sono belli. E poi c'è... No, che peccato, questo era veramente carino. Dov'era? Questo era qua. Questa era una spilla a forma di, come si chiama, colibrì. Però questo posso, anche questa posso riattaccarla con la colla a caldo, magari mettendo uno strato anche qua dietro, e poi provare diciamo a farla diventare anche questa un ciondolo, perché è veramente spettacolare, perché come spilla non la sfrutterei per niente, ma come collanina è carinissimo. Guardate quanto è bello, bellissimo. Peccato per l'ala, perché sennò era spettacolare. Ecco qua, era così bellissimo. Andiamo avanti a vedere questo stanchettino qua. Allora andiamo a vedere, qui ci stanno dei pezzi come l'altra volta, che io adoro questi pezzi perché li posso tranquillamente usare e farci quello che mi pare. Ci posso fare un bracciale, una collana, un anello, ci posso fare di tutto. Mi vado a pescare, vediamo quanti sono, se bastano per fare un bracciale o addirittura una collanina. Sì, sono praticamente, sono tantissimi, eccoli qua. Intanto lì, eccoli qua, questi sono tutti. Penso che sia un bracciale, però io potrei utilizzarlo anche per farci una collanina. Sono molto belli, guardate. Questi veramente carini. Eccoli qua. Guardate la pietra quanto è bella. Questo è veramente carino. Voi fatemi sapere se siete curiosi di vedere come li modificherò, perché veramente non vedo l'ora, sono in fibrillazione. Poi ci stanno questi altri ciondolini qua. Anche questi dovevano essere di una collanina o di un braccialetto. Io penso che lo utilizzerò come collanina perché mi piace di più. Vediamo se ne trovo altri. Sì. Eccoli qua. Sì, no, penso che era un bracciale, ma io li utilizzerò come collanina perché mi piacciono. Peccato, qui manca una pietra. Ecco qua, questi sono tutti i ciondoli che ho trovato, e anche questi sicuramente ci farò qualcosa, perché soprattutto ci farò una collanina, perché veramente verrà una collanina bellissima. L'unica cosa che mi dispiace è che qui manca una pietra, però cercherò di trovare il modo di sostituirla e mettercene un'altra. Bellissima, su questi colori qua, azzurro, celeste, bellissima. Poi troviamo questa qui, che era una collana. Speriamo che c'è un'altra parte. No, non c'è, peccato. No, eccola, l'ho trovata. Penso che sia questa parte qua. Vediamo un po' se è tutta. Sì, è tutta. No, mi manca un pezzo. No, è tutta. Si è spezzato questa parte qua, che poi penso che sia un bracciale, una collana. Troverò il modo insomma di modificarla e riutilizzarla, perché è veramente carina, mi piace veramente tanto. Poi troviamo questi orecchini qua, questi sono intatti, pare. Mi manca solo qualche brillantino, ma in sostanza sono intatti, sono bellissimi. Questi li voglio assolutamente utilizzare, sono veramente belli, guardate quanto sono belli, bellissimi. Poi cosa abbiamo? Un anellino come gli orecchini. Sono contenta perché abbiamo una piccola parure, solo che l'anello
pietre più chiare. Però anche questo purtroppo dovrò metterlo a metà dito, però è carino lo stesso, guardate che bello. Questo è carino. Poi andiamo avanti. Allora, qui ho dei pezzi che non so di che cosa sono, forse di una collana, penso di una collana. E poi troviamo questi gancetti qua. Ah, ok, sì, era una collana. Si è rotta. Però era una collana. 1, 2, 3, 4. 4. Sì, 4 pezzi. E ovviamente dovrò fare un bellissimo una bellissima sistemazione. Comunque penso che sia che era messo così, che aveva tanti quanti di questi uno vicino all'altro. Vedete, c'ha solo i buchi. C'hanno solo i buchi da una parte e non vedo l'ora di recuperarla. Bellissimi. Poi troviamo questi due che dovevano essere degli orecchini. Sì, penso di sì, gli manca i pezzi, ma io dopo le attaccherò ovviamente a una base e li utilizzerò come orecchini. Ovviamente io ho delle basi e le attaccherò lì e li farò ritornare insomma come orecchini. Bellissimi, questi molto utili. E poi abbiamo questa catenella qua che ho notato che ha tante cosine carine, non so se sono due o una, non si capisce, un attimo solo. Allora, ah, questo è agganciato, perfetto, torno subito, sbroglio la matassa. A few moments later. Eccomi qua, purtroppo non sono riuscita a dividere tutte le catenelle, ci ho messo un sacco di tempo ma non ce la faccio, ma tanto le catenelle le utilizzerò per fare qualcos'altro. Questa collanina era carina, però peccato, aveva questo ciondolo qui con questa foglia, fiore, e ha questo ciondolo qua, bellissimo. Poi ho la mano di Mila con il brillantino. Bello, questo mi piace troppo. Scusate. Eccolo qua. E poi c'aveva una nappina, che eccola qua. Una nappina azzurra. E poi c'aveva un brillantino messo a caso sulla collana, una pietrina. E poi intrecciato c'era anche questa catenella che aveva questo gancio qua e penso che sia di questa qua, questo ciondolo qua. Però ovviamente anche questa posso riutilizzarla come mi piace di più. Poi andiamo avanti, ho notato che ci stanno tre collanine uguali, identiche, però io andrò a utilizzare due per fare gli orecchini e una la utilizzerò come collana. Queste qua, vi faccio vedere tutte e tre, hanno il laccio di caucciù viola, no viola, un violetto diciamo più o meno, e hanno questa foglia qua. Dietro è fatta così. E sono tutte e tre identiche, quindi ci andrò a fare due, li andrò a utilizzare come orecchini e uno lo farò diventare una collana. Lascerò semmai il ciondolo originale e quindi mi sono fatta una piccola parure. Poi qui vedete, poi qui uno c'ha il laccio un po' rotto, quindi lo toglierò. Eccolo qua, vedete, è rotto e quindi ne approfitterò per farlo diventare una parure collana con orecchini, molto carino. Poi andiamo avanti. Ci sta questo mono orecchino. In teoria questo qui doveva me essere messo così, penso. Però io ovviamente andrò a staccare questa parte qua e li utilizzerò con altri orecchini più piccoli che si vanno a incastrare qui dentro. Faccio un esempio con quelli gialli, piccolini, questi qua, ecco, vedete, ci si può mettere l'orecchino singolo e fare quelli simil Dior.
quindi andrò a staccare questo questo gancetto qui e andrò a utilizzarli così, tutto carini. Poi ci stanno questi orecchini. No, che peccato, erano fatti così. Faccio vedere, eccoli qua, guardate quanto erano carini, molto delicati, molto belli. A me piacciono tanto gli orecchini così, e purtroppo questo qui si è rotto il gancetto, come vedete, e però non importa, perché andrò a togliere questo anellino, lo allargherò e lo incastrerò lo stesso così a incastro, ed è uguale alla fine, non cambia nulla. Poi ci sta questa qui, che doveva essere un ciondolo, però è tutto rotto. Io lo limerò e lo farò ritornare un ciondolo normale, perché alla fine è carina la pietra. Non so che tipo di pietra è, scusate, ma è veramente bella. E quindi lo limerò un po' e lo recupererò. Poi c'è questo orecchino mono sfuso. Anche questo penso che ci farò un anellino. Vedete? Funge anche, si possono utilizzare in vari modi gli orecchini a cerchio, perché si possono riutilizzare tranquillamente anche come anellini, molto utili, molto molto bello, insomma, molto bella l'idea di farci un anellino. Poi c'è questo qui, che anche questo doveva essere un anello, penso che doveva essere un anello, io infatti lo andrò a utilizzare come anello, guardate quanto è bello, questo è bellissimo. Poi c'è questo qui, perfetto, c'è il suo. Questo qui mi piace, questo mi piace particolarmente, questo lo andrò a subito a recuperare, limerò questa parte qua, ed è e sono quegli anellini che si mettono, oddio, mi è fuggito l'anellino. quegli anellini che si allargano e si mettono, adesso vi faccio vedere sul mignolo, si mettono così e coprono l'unghia. Io ne desideravo tanto uno. E con la colla a caldo limo questa parte qua, lo attacco sopra e ritorna un anellino, non dico come nuovo, ma poco ci manca. Poi c'è questa braccialettino, questo sì, deve essere un braccialettino, guardate quanto era bello, era bellissimo, ha il rosa, l'azzurro, il rosa chiaro, manca qualche pietra, però non importa. E questo qui doveva essere il pezzo, insomma, che chiudeva il bracciale, però non è un problema, posso tranquillamente aggiungere un'altra catenella, il gioco è fatto. E poi ci stanno tutti questi pezzi e tutte perline pezzi di questa collanina qua, che dopo andrò a riassemblare il tutto. Poi ci stanno queste perline sfuse, che dopo vedrò come utilizzarle. Andiamo avanti, ultimo sacchettino, eccolo qui, ultimo sacchettino, e poi abbiamo finito. Questo video è durato tantissimo, perdonatemi, ma volevo farvi vedere l'immensità di cose che si possono trovare su questi sacchettini, perché questa volta la Bijou Brigitte si è decisa a mettere cose un pochettino più che si possono recuperare, anche se sono rotte, però si possono recuperare. Io che amo recuperare tutto, questo qui fa proprio per me. Andiamo a tirar fuori le cose da qui dentro. Allora, iniziamo da questo braccialetto che mi viene in mano, eccolo qui, questo è carino, solo che come quell'altro bracciale che avevo trovato nell'altro sacchettino, è un po' aperto perché si è scollato. Questi, vedete, questi qui servono sempre, quindi recupero sempre, e basta un po' di colla e ritornano. E il braccialetto è questo qua, è veramente carino, eccolo qui, bianco con questi brillantini e dorato, bellissimo. Poi c'è questo qua, brillantini, questo, anche questo era veramente carino, questo però si è anche questo staccato, meglio così, perché ci andrò a mettere un altro pezzo, perché penso che sia anche questo un po' piccolino per me. Purtroppo questi bracciali fatti così non mi stanno tanto perfetti, però è bellissimo, guardate, veramente carino. Questo qui si era staccato,
Questo bastava un po' di colla, si riattacca. Bellissimo. Andiamo avanti. Allora, ci sta uno. Vediamo un po' se troviamo quell'altro. Due. Che bello. Peccato la pietra qui si è persa. No, non è questa la sua. Dopo la troverò, sperando di trovarla. Questi orecchini qua. Voglio vedere se erano uniti da qualche parte. No. Sono fatti così. Io adoro questo tipo di orecchini così. Veramente belli. Mi piacciono tantissimo. Molto, molto carini. L'unica pecca è che gli manca la pietra, però non importa. Poi c'è questo qui che era una fascetta per capelli, ma io non la utilizzerò come fascetta per capelli, ma la farò diventare una collanina, perché mi piace di più. E ha tutte queste foglioline, perché io ho anche degli orecchini con le foglie, e io come fascetta per capelli non l'avrei mai usata. Quindi la andrò a utilizzare come collanina. Bellissima. Sono contenta. Che bello. Poi troviamo questo qui che è un'altra collanina rotta. Ah no, non è rotta, cioè è rotta, però si può recuperare. E andrò a togliere questo laccio, andrò a recuperare questi schiaccini che ho già, e la recupero. Cioè, tutti questi cuori, era tanto carino, tutti questi cuoricini, guardate quanto era bello. Non so se era un bracciale o una collana, penso che sia, sì, era un braccialetto multifilo. Era bellissima, questa bisogna che la recupero, perché è veramente bella. Poi c'è questa qui, no, che peccato, questa è proprio, oh no, che fortuna, sono fortunata. Questa si può riagganciare tranquillamente, perché ha i gancetti. L'unica pecca è che gli mancherà le pietre, che dopo vedrò di trovarle. Ed è questa qua, questa è veramente bella, guardate quanto è bella. Non vedo l'ora di recuperarla, è stupenda, è intatta, solo si era solo smontata qui in mezzo. Bellissima. Bella, bella, bella. Faccio vedere un po' così. Eccola qua. Bellissima. Poi questa qui. Anche questa è smontata. Sì, questa basta recuperarla. È proprio. È tutta a pezzi praticamente. Ah no, sono due. Sono addirittura due. Due sono. Due collanine che dopo va bene. Vedrò come. Quali saranno i pezzi, però è veramente bella, piace troppo. Anche questa la andrò sicuramente a recuperare, troppo bella. Poi andiamo avanti, ci stanno questi pezzi sfusi. Questo era un braccialetto, da quello che vedo, sì, un braccialetto. Anche questo è veramente carino, non solo che è incastrato. Ah, ok, aspettate. Eccolo qui. Anche qui abbiamo tutti i pezzi. Ovviamente lì andrò a metterci l'elastico e lo recupererò, lo farò ritornare una collanina, un braccialetto. Vediamo come cosa viene fuori. Ed è fatti, sono fatti così questi componenti. Sono veramente contenta di aver trovato tutti, oddio, tutti questi componenti. Poi c'è questa qui, questa è un bracciale, è intatto, gli manca solo una pietra, è intatto, contenta, intatto proprio, ed è un braccialetto, bellissimo, veramente bello, arancione, tutte queste pietre, questo mi piace troppo, questa volta sono soddisfatta. Qui abbiamo altri due orecchini, simili a quell'altri, semmai farò la stessa cosa di quell'altri, li andrò a modificare le pietre, perché qui mancano delle pietre, però sono uguali a quell'altri, molto carini questi. Poi ci sono questi due orecchini, questi manca una pietra pure qua, manca una pietra blu, però sono carini anche questi, guardate quanto sono belli, con la pietra occhio di gatto. Questo qui si chiama pietra occhio di gatto, perché vedete c'è proprio la forma dell'occhio del gatto, bellissimi. Questi mi piacciono, anche questi mi piacciono tantissimo. E poi troviamo questa bellissima collanina, poverina, povera tesora. No, non era una collanina, era anche questa un bracciale. Io ovviamente la modificherò e la farò diventare una collanina, perché vedete tutta è tutta smontata, si è staccata tutta, gli manca proprio i pezzi, e quindi la andrò a recuperare magari
andrò a fare una composizione. Qui mancano le pietre, infatti una era qui, eccola qui, ce n'è una sola di pietra, sì, purtroppo, peccato. Ed è questa qua, guardate quanto era bella, con i fiorellini. Questa sicuramente ci andrò a fare qualcosa, perché è veramente bella. Poi troviamo questa, che anche questo è un anello, era un anello, e io qui ci metterò una perla. E ho recuperato l'anello, basta metterci una perlina e ho recuperato l'anello. Io c'ho delle perline da mettere sopra e lo recupero così, semplicemente. Bellissimo. Poi infine rimane questo qui. Questa doveva essere anche questa una collana, un bracciale. Questo come bracciale mi piace, quindi lo andrò a recuperare anche questo. E troviamo praticamente tutte queste pietre, queste perline a pietra, così. Faccio vedere. Eccole qua. Questa qui, rossa, blu, arancione grande e arancione rotonda. E l'andrò a ricostruire. Poi c'ha queste palline fatte di corda. E l'andrò sicuramente a ricostruire, perché è veramente carina. Mi piaceva l'idea. Riuscite a vederlo? Sì, eccole qua. Queste sono tutte le cose che ho trovato nelle buste bricolage della Bijou Brigitte. In questo giro mi sono veramente trovata bene, sono soddisfatta di quello che ho trovato, perché sono cose che posso tranquillamente aggiustare senza nessun problema. Posso anche modificare, posso farle diventare più belle. Posso fare cose, anche cose nuove, riciclare i pezzi, quindi sono soddisfatta rispetto a quell'altra volta. Questa volta è top. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia dato un po' di curiosità di come sfruttare magari anche voi, se avete nel cassetto qualche collanina rotta, non buttatela via, perché può essere utile per rinnovarla, recuperarla. Aggiustare magari una collana che vi piaceva, che magari manca qualche pezzo. Quindi io do un consiglio: le collane magari che sono buone, però magari hanno un pezzo rotto, non buttatele via, perché potrebbero essere utili. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commenti, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.